Allora, ben ritrovati, oddio, stavo perdendo la voce, ma non è nulla. Nello studio di Tadà vi do subito delle notizie, però sono buone, eh? Io vi do notizie buone, lo sapete che da questa sede, specialmente la cucina, vi do solo notizie buone. Per lasciare lo spazio alla giusta e doverosa cronaca e per aiutare questa politica salvavita, salvasalute della consapevolezza, noi qui della grande famiglia di RTV 38, grazie anche alla nostra redazione che devo dire è sempre inappuntabile, abbiamo deciso che cosa? Che andremo in onda, salvo nuove disposizioni, con Tadà sempre con puntate in diretta ogni pomeriggio nel nuovo orario fino a nuove appunto disposizioni dalle 18 alle 19:20. Ti dice come mai non fanno la mezz'ora prima? Ve lo spiego subito, perché dalle 17:30 fino alle 18, cioè subito prima di Tadà, ci sarà tutti i giorni uno speciale, speciale primo piano a cura della nostra redazione giornalistica, speciale Covid-19, cioè sul coronavirus, sugli aggiornamenti, sulla parola agli esperti, su interviste assolutamente esclusive per alimentare non il terrore, non la paura, ma solo la consapevolezza e il senso civico che dobbiamo avere tutti. È nostro dovere civico comportarsi secondo coscienza, volontà e, come dico io, anche cuore, perché anche quello conta, pensare insomma anche agli altri. Quindi non solo non vi abbandoniamo, ma vi diamo anche qualcosa in più. Evviva! E poi alle 18 riparte la grande banda di Tadà con tutti i nostri argomenti, tutte le nostre rubriche, moltissimo da dire, tantissimo da fare, sempre con la solita che sono io, Francesca, ecco, cioè, e tutti gli ospiti. Che non può mancare. Allora, che non posso mancare. Esatto. Allora, caro il mio Stefano Donati, sì, che saluto e che ringrazio per buonasera, coloro che si fossero sintonizzati di nuovo solo ora. Poi voglio dire, se sta a casa c'è anche il motivo in più di guardare Tadà. Certo, ma ci sono più spettatori, no? Ma ci sono tanti motivi per seguirci, vi insegniamo a fare un sacco di cose. Bene. Oggi vi insegniamo in particolar modo a pasticciare in maniera, oserei dire, divina, facendo un prodotto toscano eccellente, che è buonissimo, che si sposa, diciamo, a vari momenti della giornata, certo, anche al fine pasto, adatto per tutte le stagioni, estate, autunno, inverno, quello che vi pare a voi, pure la primavera, e che è il cantuccio toscano o cantuccio di Prato. Quindi diamo con Stefano subito gli ingredienti. Bene. Che sono sei e che verranno realizzati a cantuccio in tre mosse, come dice lui, e sono i seguenti: 400 g di zucchero, 8 g di sale, 20 g di miele, vaniglia quanto basta, una scorza grattugiata di arancia, 150 g di uova, 60 g di tuorli, 300 g di mandorle con buccia, 500 g di farina tenera. Bene. Vai Stefano, a te la parola, sì, io intanto li assaggio. Faccio dei saluti perché sono doverosi. Vai. Innanzitutto saluto Alessia e Erika che dovevano essere con me stasera, ma per motivi ovviamente di ristrettezze non è stato possibile. Però le salutiamo. Però le salutiamo, non ci saranno altre occasioni. Saluto la pasticceria, laboratorio Pasticciando, molto carino come nome, di Pistoia. È una pasticceria Filli di Montaione, che ho fatto un'apertura. Dove fanno il pane buono a Montaione. Esatto. Il pane di Montaione. Esatto. Fino a Pistoia? No, su Castel Fiorentino, sopra Gambassi. Scusatemi. No, vabbè, Gambassi. E hanno aperto, e faccio un saluto a tutti e a tutto lo staff. Bene, detto questo, saluto mia zia, è stata male, perché giustamente tutto mia zia a posto. Laura, mia mamma uguale, hanno avuto un po' di momenti così. Tutto a posto, saluto a tutti, baci. Ciao ragazze! Bene. Vai. Bene, allora, come dicevo prima, la crema pasticcera, perché io stasera voglio abbinare. Io voglio invece fare un saluto. Sì. Posso fare? Certo. Stasera lo faccio io. A tutti quelli, medici, infermieri, addetti alle residenze per anziani, addetti a aiutare il lavoro degli infermieri, insomma tutti quelli che fanno parte del reparto ospedaliero e delle case di cura, che veramente senza sosta in tutta Italia stanno aiutando con dei turni allucinanti e stanno permettendo insomma di salvare tantissime vite. Quindi davvero a loro va il più grande saluto, e questi sì che sono eroi, dei guerrieri. Prego. Bene. Ho voluto abbinare una crema al marsala, quindi parto da una crema pasticcera, la spiego come sempre. Si mette a bollire il latte. La spieghi. Velocemente, sì. Si mette a bollire il latte con un po' di vaniglia e una metà dello zucchero. Uh-huh.
L'altra metà la mischiamo, la misceliamo con i tuorli e amido di mais, che serve per addensare. E poi, una volta che bolle il latte, andiamo a stemperare appunto il composto miscelato, tuorli, zucchero e amido, per poi riportare tutto sul tegamino e andare sul fuoco. Portare tutto agli 85 gradi. Ora, come si fa a capire 85 gradi? Quando comincia a fare le righe, la prima bolle si toglie. Ecco, qualcuno potrebbe avere anche però il termometro da cucina. Esatto, uno lo controlla, ovviamente. Anche perché è un... Bisogna tenere un fuoco medio-alto. Tanti mi dicono, a me impazzisce, no? Ma sentite questa cosa, impazzisce la crema. Ma perché? Anche per me impazzisce la crema. No, ci credo. Impazzisce, è vero o non è perché? Vero? È vero. E anche per me impazzisce la crema? La creme della creme. La creme della creme. Impazzisce perché arriviamo a un certo punto, a una certa temperatura, e l'uovo coagula e inizia a galleggiare. Quindi per quello impazzisce. Come fa? Ma non perché galleggia. Questo è il nuovo tutorial di cucina. Dove e noi possiamo buttare via tutto. Lui spiega e io faccio. Bene. Detto questo, iniziamo subito con il biscottino, il cantuccio, diciamo, toscano o di prato, iniziando a mettere lo zucchero. Chi non ha una macchinetta del genere lo può fare direttamente nel ciotolo, non deve montare, deve solo miscelare il tutto. Quindi andiamo a mettere il sale, andiamo a mettere il miele. Il miele serve per tenerlo un po' più morbido e per non farlo cristallizzare velocemente. Mi dà anche gusto, chiaramente, e colore. Ecco, una volta che io ho questi tre elementi, volendo grattugiare un arancio, ecco, un po' di perché vaniglia, dicevi tre. Tre elementi. Furbacchione. Iniziamo a mettere in atto la girandola. Come si chiama? La Josephine? Josephine la planetaria. La planetaria. Quindi, come dicevo, non importa montarla con la frusta velocemente, ma l'importante è miscelarla. Ho uova e tuorli già in misura giusta. Bene. Inizio a mettere un uovo alla volta. Quanti sono di uova e tuorli? Allora, qui abbiamo 75 grammi di uova e un uovo Varia. E mezzo. Un uovo e mezzo. E due tuorli che corrispondono a 40 grammi. Io sto dimezzando la dose, ma in quel caso lì sono 4 tuorli e 3 uova. Va bene. Facciamo sì, perché... uscite di sicurezza sono avanti e ai lati eppure dietro. Così. È giusto, no? È giusto. Quindi andiamo a miscelare il tutto. Nel frattempo, cosa importante, bisogna tostare le mandorle per togliergli l'umidità e far sì che tirino fuori tutto il suo bel e buon sapore, se ne vuoi ancora. Sì. No, basta. Basta, perché sennò dopo diventa. Quindi, dopo le uova andiamo a mettere il tuorlo. Così, una alla volta, incorporiamo il tutto. Bene. Ovviamente prima di venire in cucina ci siamo lavati tutti le mani, questo siamo, va detto, lui addirittura ai guanti. Lavati, io non tocco il cibo, questi sono miei, quindi me li mangio io. Certo. Vado a mettere in forno un attimo questi, perché vi spiego dopo il perché. Serve solo per scaldare, questo. Adesso io farò la massa, l'impasto, però è chiaro che ho già il biscottino pronto, che sempre per motivi di tempo tecnici di televisione non è possibile realizzare il toto in tutto. Quindi, una volta messo lo zucchero, sale, miele, tutti gli aromi che vogliamo e le uova, miscelate bene, apriamo la macchinetta e inseriamo le nostre mandorle tostate in questo modo. Le andiamo a girare un attimo, giusto per romperle un pochino. Sentite anche il rumore. Ecco, non importa girarle oltre, quindi cosa facciamo adesso? Mettiamo tutta la farina insieme. Okay. Quindi per quello dico, si può fare anche con il mestolino, come facevano prima. Come facevano e come fanno le nonne. Come fanno ancora. Io mi ricordo mia nonna con la forchetta. Ma tu da chi hai imparato a pasticciare così bene? Cioè, com'è nata la tua passione, che poi è diventata il tuo lavoro? Perché la mia passione è nata per caso, a un'età anche già avanzata. Avevo già i 27-28 anni. Fortunatamente ho incontrato persone valide, dei maestri veramente validi all'epoca, ma anche adesso validi, e affiancandomi a loro ho tirato fuori il meglio di me, facendo coppe del mondo, coppe europee, facendo tutto quello che c'è, anche con grandi risultati. Quindi, sì, vedete, non c'è una regola. Io ho iniziato come musicista, poi mi sono trovato come meccanico,
E non c'è una regola, non c'è un limite di, no, un limite di età per poter dar sfogo alle proprie passioni. La passione e l'amore non hanno età, si può cominciare a qualsiasi età. Ovviamente il tempo che rimane è quello... quello di vita che non si sa però. Certo, ecco, vedete che l'impasto è già fatto. Quanto ci ha voluto? 3 minuti. Eccolo qua. Spengo. 3 minuti, tutto. Solo 3 per parlarti di me. Spengo il tutto. È giusto per Gramaro, farti. È vero. Bella canzone. Bella canzone, bella voce, tutto. Ecco l'impasto. Mezzo uovo più, mezzo uovo meno, a gusto vostro. Eccolo qua. L'impasto si presenta compatto, in questo modo. Cosa facciamo adesso? No, ora ne prendiamo giusto un po' per farvi vedere, con un po' di farina, senza sporcare tante cose a casa, andiamo a formare il nostro baco. Cantuccione. Cantuccione, e inizialmente è un cantuccione, poi viene anche tagliato. Che è questo qui. Sì. Nella versione nature, quindi solo con mandorla, e nella versione invece con anche l'aggiunta di cioccolato. E qui l'ho voluto anche, diciamo, abbellire. Con dello zucchero. Con dello zucchero di canna, che è molto croccante e dà un gusto, insomma, particolare al biscotto. Eccolo qua. Cosa succede? Lo mettiamo sulla teglia con la carta da forno e pennelliamo, se trovo il pennello, ecco, con dell'uovo. Pennelliamo. Pennelliamo la superficie con un uovo in maniera da lucidarlo o eventualmente attaccarci appunto dello zucchero. O delle altre decorazioni, perché oppure volendo, altre decorazioni, ora il carnevale è passato. Vogliamo attaccare cereali? Anche cereale vogliamo. Lo sono visti da qualche parte, non mi ricordo. No, ma quelli sono... No, aspetta, mi sto sbagliando perché mi sembrano i brutti buoni. Anche i brutti buoni, certo. Con i cereali fuori. Sì, sì, anche quelli. Vedete qui, 15 minuti di cottura. Il baco si presenta così, poi gonfia da solo, non c'è lievito qui, eh. Sono le uova che in forno ovviamente hanno la reazione di rigonfiamento. Particolare. Vado a metterlo in forno. Tiro fuori l'altro, vi spiego perché ho messo dei bastoncini in forno, perché il taglio deve essere eseguito prima che raffreddi totalmente il biscotto, se no cosa fa? Screpola il biscotto, non avremo il taglio, giusto, no? E non il taglio va perfetto. Bene. Quindi, avendolo riammorbidito un attimo, io posso, vedete, andare giù tranquillamente in questo modo e ottenere un taglio perfetto. Obliquo. In obliquo, esatto, quindi posso divertirmi anche a fare i pezzi. Ripetiamo più per piacere la cottura, le modalità di cottura, la, cottura io, la temperatura e i minuti. La temperatura del forno deve essere intorno a 190 per i primi 5 minuti, poi andiamo giù a 180 perché un po' deve asciugare all'interno, non avendo lievito rimarrebbe, diciamo, l'anima al biscotto, ma qui vedete che è perfetto. Li metto qui tanto per, vedete bellezza, e 15 minuti, quindi completiamo i 15-16 minuti in base al forno che avete. Quando vedete che è bello cotto sotto e sopra ha una leggera pressione ma non è morbidissimo, possiamo toglierlo. Dopo 10 minuti va tagliato. Se preferite conservarli così da tagliare, bisogna rimetterli un minutino in forno, in maniera che fino all'anima si riammorbidiscono e a quel punto si vanno a ritagliare. Ripeto, se li tagliamo da freddi, si screpolano, non abbiamo il taglio bello, netto. Ecco, questo era tutto quello che c'era da dire per questa situazione qui. Per quanto riguarda la crema, intanto lì sta cuocendo, per quanto riguarda la crema, appunto, dicevo, crema pasticcera, e con l'aggiunta di marsala. In questo caso ho voluto mettere un gocciolino a piacere. Meraviglia. Vostro, più o meno al gusto che li volete dare. Quindi la crema pasticcera già è buona di per sé. Con l'aggiunta marsala. Semplicemente di marsala. Quindi mi hai preparato dei bocconcini per me? È una cosa spettacolare, sì. Cosa mi hai preparato oggi? Ma ho preparato... Questi va bene, li ho già assaggiati. Ora assaggio con la crema? Sì, ma quelli lì con la crema, eh. Ah, poi sono voluto rimanere, diciamo, sul territorio con un vinsanto. Quindi faccio l'inzuppino? Esatto, ti puoi divertire a inzuppare e a sentire la crema, che è una cosa meravigliosa. Fa tanto bene, dai. Ecco, un po' la crema, vinsanto. Adesso la metto nella sacca poche che piace tanto a Francesca. Davvero, sai. Vero? Eccola qui.
Vedete, c'è anche un trucchettino. E oggi non la posso fare io, purtroppo. La sacca poche io faccio così. Metto il beccuccio. Sì. Se io ho una crema un po' più liquida, è chiaro che quando vado a riempire mi cascherà di sotto. Certo. Quindi cosa faccio? Infilo un dittino qui, vado a chiudere, a otturare l'uscita e in quel caso lì non ho problemi. Bene. Posso andare giù anche con qualcosa di semiliquido. Bravi. Ecco. Andiamo a fare il nostro piattino di crema, così si fa tutta la composizione per quanto riguarda la presentazione. Magari una sera avete degli amici in casa e volete fare la vostra bella figura. E me li volete stufire. Li faccio anche le righine golose. Sono quelle che si vedono anche con le altre cose. Non è che mi devi dire sembra maionese. Il colore magari è così, però... Ma senti... Sembrerebbe maionese. Benissimo. Sembrerebbe maionese, ma non importa. Allora, andiamo a preparare il nostro piatto. Vai a preparare il piatto. Particolari, sì, abbiamo i nostri piatti Naturanda in pura di cellulosa. Vero. Che sono assolutamente a tutela dell'ambiente, fantastici, capientissimi, il monouso veramente che non fa male al nostro ambiente. Bene, ecco. Bene, bene. Eccolo qua. Mettiamoci accanto una bella cremina e poi... Avevo preparato anche un bicchierino di vin santo, che rimane sempre nel nostro territorio. E qui diamo, diamo la via alle danze alla cena. Ora, Donati, spostati. Si sposti. Ti preparo perché anche un tovagliolino? Ti do anche un preparami tovagliolino. Un tovagliolino, va? Allora, io adesso vi rileggo esatto. Con dovizia di particolari gli ingredienti che vi servono a casa per realizzare questa squisitissima ricetta tipica pasticcera toscana. 400 g di zucchero, 8 g di sale, 20 g di miele, vaniglia quanto basta, una scorza grattugiata d'arancia, 150 g di uova, 60 g di tuorli, 300 g di mandorle kombucha e 500 g di farina tenera. A questo punto l'esecuzione. L'esecuzione l'avete vista, prima lo zucchero, sale, miele e aromi, si fanno girare un po', iniziamo a mettere le uova, i tuorli, a quel punto lì quando hai incorporato i liquidi, le uova e le tuorli, andiamo a metterci le nostre mandorle, mi raccomando, tostate. Subito dopo la farina ed ecco il risultato, avete visto. Allora io voglio fare un doppio assaggio perché questa cosa mi ricorda mancherebbe. Il mio nonno Svaldo. Ecco. In zuppa pure cioè, lui mi ha dato il primo cantuccino inzuppato del vin santo, quindi vabbè, io sono è un bel ricordo. Felice di poterlo rifare oggi anche qui. Allora, ecco. Prima faccio così e lo assaggio. Posso in dire una cosa? La sì. Cosa bella del dolce e dei dolci è che ti riportano indietro con i ricordi, la nonna, il nonno, i bisnonni, vero? In casa, il calore. Quindi con le cose semplici sono quelle cose che rimangono sempre dentro. Le cose semplici sono le più belle, quelle che ti rimangono qui. Esatto, ti rimangono sempre dentro. Sono quelle che ti dovrebbero far scegliere le esatto. persone esatto. con cui passare il tempo. Esatto, tra l'altro. Brava, sono d'accordo. Vado? Sì. Tutta roba assaggia mia. Pure la crema. Sì, sì, è tutta roba tua. Io assaggio da ultimo, se rimane qualcosa. Sì. Un, due, tre, che il cappuccino. Non ci sperare. Venga. Ceno con questi. Una cosa sana. Il cantuccino di Prato con la crema pasticcera al marsala e un tocchettino di vin santo vengono a me. Bene. Devi dire la verità, se ti piace la cremina in abbinamento a tutto. Ciao. Ecco, porta via tutto, quindi vuol dire che è piaciuta. Ma com'è buona. Hai sentito? È molto semplice, non è una crema fatta con tuorli, zucchero e marsala e basta. È una crema pasticcera allungata con il marsala, quindi si può fare in qualsiasi momento. Ed è una cosa deliziosa, giusto? In Inghilterra direbbero delicious. Total in love. Ah, infatti. Ecco, sono completamente innamorata. Grazie Stefano. Bene. Donati. Ti bacerei ma non posso. Non si può. Non si può. Un bacio virtuale a te e a tutti voi. Adesso non c'è più tempo per tada. Mi raccomando, per tutti gli aggiornamenti da tutta la Toscana c'è una nuova edizione del TG tra pochissimi minuti, dopo di noi, dopo la pubblicità, e Tadà ritorna domani nel nuovo orario alle 18. Ricordatevi, dalle 17.30 alle 18, domani ci sarà Primo Piano speciale Covid-19, coronavirus, con tutta la nostra redazione, esperti e molto, moltissimo altro. Mi raccomando, state a casa e guardate RTV 38. Bene. Ciao. Ciao a tutti, buonasera.